L'Inter si gioca la testa della classifica, il Milan vuole una vittoria che rilancerebbe morale, quotazione di Fonseca. Benvenuti al Meazza per il 240esimo derby di Milano, in una serata per cuori forti e con un incasso attorno ai 7 milioni di euro per una partita dal fascino planetario. Appassionati di calcio, un saluto e ben ritrovati da parte di Luca Gregorio per Inter Milan, posticipo di questa quinta giornata della Serie A Enilive. Ma il Milan vuole tirare fuori l'orgoglio, è l'atto numero 181 circoscritto al campionato. 70 vittorie dell'Inter contro le 54 rossoneri, a completare il bilancio 56 pareggi. In casa dell'Inter 35 vittorie nerazzurre contro le 25 rossonere e 30 volte è uscito il segno X. Ma come detto, già l'Inter ha creato la striscia vincente più lunga di sempre nella storia del derby con le 6 vittorie consecutive. Comincia lo spettacolo al Meazza, buon divertimento, è iniziata Inter Milan. Milan che gioca questa sera in posticipo e poi giocherà venerdì sera, sempre qui naturalmente, contro il Lecce, che ha pareggiato ieri 2-2 contro il Parma facendosi rimontare in pieno recupero. Pulisic, Reinders, buono in controllo, cerca spazio per la conclusione, arriva quella divorata, Sommer non pulitissimo ma alla fine efficace, palla in calcio d'angolo, bussa il Milan. La palla arrivata poi in modo casuale a Morata col sinistro, ha rischiato anche di sorprendere Mike Maignan dopo l'infortunio. Gabbia morbidisce col petto, con il braccio probabilmente Barella, ha visto Mariani, lascia giocare per il vantaggio Morata. Abraham, bello il colpo di tacco per Pulisic che stava accompagnando l'azione, sfida tutta la difesa, Pulisic area di rigore, Pulisic esagera. Dumfries, cambia alle spalle di Lautaro, Morata, sbuca Pulisic, ne salta un paio, attenzione all'accelerazione, Pulisic, area di rigore, Pulisic! Con la punta del piede, Capitan America, porta in vantaggio il Milan, dopo 10 minuti, 0-1, a premiare un inizio molto convincente della squadra di Fonseca. Si sblocca la serata sotto la Madonnina a favore del Milan. Era sembrato pimpante e frizzante sin dalle primissime battute Christian Pulisic. Qui sbuca alle spalle di Mkhitaryan, poi giocata superlativa spaccando letteralmente la difesa nerazzurra. Çalhanoğlu, primo lancio illuminante della sua serata, stavolta buono per Di Marco, contro Emerson Royal, cross verso Dumfries, la sponda per Lautaro di controbalzo appena alto, bellissima giocata dell'Inter e prima chance per il Toro. Perfetta la sponda, c'era Leao che si era buttato dentro, Barella, c'è spazio per Di Marco dalla parte opposta, l'ha visto Barella, lancio è perfetto, Lautaro controlla, prova a rientrare sul sinistro, tocca per Di Marco che va a calciare, trova l'angolino, trova il pareggio, Federico Di Marco, tutto di nuovo in equilibrio, al Meazza 1-1. Primo gol in questa Serie A Enilive per il 26enne esterno nerazzurro e questa è l'Inter, micidiale e letale. Derby scoppiettante in questi primi 28 minuti con l'esultanza anche di Javier Zanetti. Nonostante un ottimo avvio del Milan. E guarda caso, il gol nasce dal lancio principesco di Barella, Di Marco e poi che cosa fa anche Lautaro Martinez. Stupendo, qui nel dribbling su Gabbia e poi con la punta del piede prima dell'arrivo di Emerson Royal, a quel punto protagonista in campo. Mkhitaryan,
prova a impostare Çalhanoğlu, gli dà un'opzione Lautaro, Mkhitaryan, ancora Lautaro, lo scontro, poi conclusione improvvisa da fuori del solito Di Marco, dopo che c'era stato un contatto probabilmente falloso di Fofana ai danni Pavard. Dumfries guarda dentro Lautaro, sponda per Thuram, prova a girarsi Thuram, miracolo di Maignan, arriva Di Marco e la palla in calcio d'angolo. Magic Mike si conferma uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale. Giocata da bomber di razza di Marcus Thuram, ma che cosa ha fatto, più Milan che Inter, poi è uscita invece alla distanza la squadra di Simone Inzaghi. Eccolo qui il duplice fischio del signor Mariani, 1-1 all'intervallo al Meazza, Pulisic al decimo, poi la risposta di Di Marco al 28esimo per un derby della Madonnina, fino a questo momento in parità direi in tutto e per tutto, risultato giusto, vedremo se cambieranno le cose nel corso della ripresa, ma almeno per questi 45 minuti. Anche la grafica ci ricorda quello che avevo detto nel corso del primo tempo, le 7 vittorie in 11 derby per Simone Inzaghi, numeri straordinari. Si riparte a Milano. Acerbi. Pavard. Un ripasso anche delle formazioni. Acerbi. Sommer. Emerson Royal prima di Lautaro Martinez, Reinders, Fofana. Passa e smista per Pulisic. Offre Emerson Royal in allungo il suo cross dentro per Leao e Sommer con la parata scenografica tiene botta, altra palla dentro verso Abraham, bastoni. Poi gioco fermato per un fallo su Acerbi, ma sarebbe stato tutto buono sul primo colpo di testa di Leao. Delizioso il cross di Emerson Royal. Terzo tempo perfetto di Leao, al quale è mancato solamente un pizzico di angolo in più. Turco, Barella, Lautaro, Pavard, Thuram. Non ha visto il corridoio per Dumfries, si allarga Thuram, il cross è verso Di Marco, carica al sinistro, rimbalzato anche Pulisic, la sfiora, poi arriva Çalhanoğlu, facile Maignan con l'aiuto di Hernandez. Leao, Fofana chiude il triangolo lungo con Leao che finalmente per una volta passa, può puntare anche Darmian. Leao si accentra, Reinders, deviazione, Sommer e Di Marco allontana definitivamente. Altra occasione per il Milan, altro brivido per l'Inter. Hernandez, pallone basso con doppia deviazione, poi reclamano un tocco con il braccio, l'ha visto Mariani e calcio di rigore per il Milan. Tocco di Tomori e poi punito questo tocco di Lautaro Martinez. Mi è sembrato molto come il controllo di Pulisic in occasione del gol, onestamente. Poi dopo pare spalla piena,
Infatti. Cambia la decisione Mariani, ma non c'erano grossi dubbi. Ancora Frattesi. Bucata lunga, un po' troppo lenta però. Reinders. Morata. Altro ottimo disimpegno del Milan. Morata largo da Leao contro Aslani, lo può puntare. Leao rientra a destro piazzato, inghiottito da Sommer senza problemi. Aslani, Barella. Acerbi. Bastoni. Terzo cross praticamente consecutivo. Lautaro! Maignan risponde presente ancora una volta. Di Marco. Acerbi. Match in equilibrio. Quasi mezza squadra Inzaghi. Nessun cambio invece ancora per Fonseca. Convinto da questo Milan. Bel velo di Lautaro Martinez. Turam, Lautaro, Gabbia. Uscita straordinaria. Reinders, Morata. Tutto buono, pallone nello spazio per Abraham contro Acerbi. La difende Abraham per Leao Sommer. Terzo intervento provvidenziale di Jan Sommer. Trasponda intelligente. Pulisic. Emerson Royal. Reinders, corridoio per Abraham, che spreca così, non ci credo, ha incrociato sul fondo una palla al bacio. Assist delizioso di Reinders. Abraham doveva, poteva fare molto meglio di così. Toro che si giocherà invece il 2 di febbraio, quel weekend lì. Frattesi. Riesce a passare Turam, sgomma con Fofana che lo insegue. Turam, Gabbia, sempre posizionato sulla zolla giusta. Reinders, c'è spazio per Loftus-Cheek. L'ho visto Reinders. Loftus-Cheek perde un tempo, tocca Emerson Royal che se la ritrova sul piede. Abraham, ribattuta la sua conclusione, ancora l'inglese. Apre bene su Leao. Occhio nello stretto. Okafor mastica la conclusione. È stato anche il tocco di Zielinski, ma in ogni caso non era riuscito a colpire. Loftus-Cheek. Salta Di Marco che in ritardo. Arriva il giallo anche per l'autore del gol del 1-1. Reinders e Teo. Reinders, cross dentro, colpo di testa e il gol di Matteo Gabbia. 2-1, ha segnato il Milan a 2 dalla fine con uno dei migliori in campo. Il diavolo fa esplodere la parte rossonera del Meazza con lo stacco imperioso di Matteo Gabbia. Ammutolita la Milano Nerazzurra. 1-2. Di Marco. Zielinski. Tocca Fofana. Partita di grande sostanza. Chukwueze. Sulla palla vagante Okafor che spinge per vie centrali, tocca Pavard. Sommer riattiva immediatamente la situazione. Abraham scatenato anche dalla panchina. Di Marco. Zielinski. Di Marco, una delle ultime preghiere. Palla che gira. Darmian ci è arrivato bene, colpito anche tutto sommato indisturbato. La palla però è andata alta sopra la traversa, modo abbondante.
Zielinski. Aslani. Di Marco morbidisce col petto. Sombrero, entrata di rigore. Di Marco, gabbia fondamentale. Ancora una volta Okafor prova a scappar via da solo. Okafor sbaglia il passaggio una volta, cerca di trovare ancora Reinders. Sommer, forse l'ultimo assalto. Pavar però deve fare in fretta la ricerca di centimetri di Thuram, che spizza. Almina recupera Loftus-Cheek di fisico, e allora è 2 contro 1 con Chukwueze. Chukwueze vuole andare da solo, offre lì a Okafor che cestina il 3-1 in maniera incredibile. Finisce qui, dopo oltre 2 anni il Milan torna a vincere un derby, aggancia l'Inter in classifica e allunga la vita a Fonseca. Delirio rossonero al Meazza, un colpo gobbo da parte della formazione rossonera nei confronti dei campioni d'Italia dopo 90 minuti che sono stati una lotta, ma in cui il Milan alla fine, ai punti, con le occasioni che ha avuto, ha meritato questo.